Ciao a tutti, io sono Sonia e nel video di oggi faremo due cose. Sì, perché questo video sarà diviso in due. Nella prima metà, che vedrete adesso, andrò. Intanto inizio a entrare mentre che vi spiego. Mi sono raccolta un po' di biscotti, quelli da lanciare, vi faccio vedere, e andare a vedere. Guardate, cibo. Tra l'altro ho due meloni qui, due fette di melone perché ogni tanto sbagliavo e la scusate, l'aprivo. Allora, ho preparato biscotto falò, ne ho 65, penso che ora ne riusciamo a fare un altro appena iniziamo ad andare. E in questa prima metà di video, che vedrete molto velocizzata perché per aprirne 65 ci vuole un'eternità, vedrete appunto quante fette di melone andrò a trovare. Una volta poi che finiremo, andremo a scambiarli per ottenere le esche, quelle lì infuocate, insomma, che ancora non ho molto ben chiaro che co cosa si può fare. Ho visto ieri il video dell'aggiornamento. Ieri, allora oggi che sto registrando è giovedì, quindi voi vedrete il video venerdì, e quindi io l'ho visto il video di mercoledì. Vi ho confuso, vero? Sì, anch'io. Comunque, nel video di mercoledì, appunto, dicevano che ci saranno delle trappole, che a quanto ho capito una si comprerà con i Robux. Ma comunque nella seconda metà del video sicuramente voi lo vedrete, perché la registrerò appunto dopo che esce l'aggiornamento. E una invece con i soldi del gioco e una con i soldini veri, Robux. Quindi poi andremo a vedere, non so ancora se andrò a comprarlo perché ho visto che compra, ma che costa abbastanza, 1200 Robux, sì, ogni volta mi confondo, Robux, Roblox, ok, eccolo qui. E ne ho 66, quindi va bene. Poi vedremo quando uscirà l'aggiornamento, vedremo il da farsi. Anche perché non so neanche se ho questi Robux. Robux. Vediamo. Come faccio a vedere? Se tipo faccio come se lo compro? Ah no, aspetta, no, scusate, il tuo saldo dopo questa transazione sarà 780. Quindi sì, ce la faccio. Ce li ho 1200. Vedremo, vedremo, me la penso e poi vedremo il da farsi. Adesso vi lascio a una clip velocizzata di me che apro tutti, cioè che lancio queste esche, questi biscotti, non lo so come chiamarli, e ci vediamo subito dopo. Allora ragazzi, di 66 mi sembra che ne ho aperti, ho trovato 22 angurie. Non è male, effettivamente se ci pensate il 25% è quasi giusto, ci sta. E due li avevo già, adesso vado a prendere uno di questi frutti qui e ne faccio un altro. E vediamo perché ne vorrei tenere qualcuna comunque come fetta d'anguria, anche come item. Vediamo cos'è. Ah no. Quindi penso che ancora giocherò un po' poi off camera perché così ora andiamo assieme, prendiamo la nostra renna.
Intanto andiamo a trasformare queste fette di anguria in esche, prima che poi succeda qualcosa e io me lo dimentico. E dopodiché ci vedremo poi dopo pomeriggio, per voi sarà un attimo. Ok, andiamo a vedere come succede. Ecco qui, esca per zebra infuocata. Che poi io ne facciamo ancora altri. Non ho capito effettivamente, cioè, questa qua funziona solo per prendere queste, oppure si possono trovare altri pet? Però se c'è scritto esca per zebra infuocata, vuol dire che è solo per questa. Vedremo. Ok, possiamo fare l'ultima. Ok, abbiamo ben 4 esche per le zebre infuocate. Quindi non ci resta che aspettare. Io off camera appunto andrò avanti per cercare qualche altra fetta di melone per averla. E noi ci vediamo tra un secondo. Eccoci qui! Siamo al nuovo aggiornamento e io non ci ho capito proprio niente, ragazzi. Quindi direi di entrare. Se sto così perché ho messo l'eyeliner ed è fresco. Allora, vediamo di leggere qua. Hanno messo anche nell'anteprima il leone, che prima non c'era. Beh, adesso tecnicamente si potrebbe trovare, ma non credo che noi lo troveremo. Non penso di avere questa fortuna. Quindi usa la tua esca per zebra infuocata, attira animaletti e ricompense a casa tua. Animaletti, quindi secondo me. Ma gli altri come si fanno a ottenere? Accedi per ottenere l'esca biscotto falò. 4 nuovi animaletti fusi da far diventare tuoi. Ora, si possono prendere a caso, ma no, è impossibile. Ah no, forse ho capito. Ora entriamo per avere conferma. Quindi, quando entreremo, ci darà un biscotto praticamente tipo infinito? Proviamo a vedere. Allora, ragazzi, vediamo. Quindi, resta una settimana. Posiziona un'esca in box di richiamo. Vabbè, allora, quello che ho capito è, intanto, togliamo questa bella renna, così siamo tranquilli, facciamo qui quest'angolo, quindi, modifica casa, perché li hanno messi qui, ragazzi. Ho visto molti che dicevano, ma no, ma dove sono? No, ho sbagliato, ragazzi, dove sono i nuovi? No, cosa fa di qua? Allora, quindi, consigliato. Questi sono, vedete? Ecco qua. E queste altre cose che sono? Cosa sono? Ah no, questi erano quelli di prima. Vabbè, va bene. Ok. Allora, ragazzi, onestamente non capisco che cosa cambia con questo. Sblocca per un momento. Metto un secondo box. Ah, praticamente ho capito. Allora, di questi quanti ne possiamo prendere? Vediamo. Mettiamone uno e mettiamo subito l'esca. Ok, lo mettiamo qui nell'angolo. Lo possiamo fare di tutti i colori che vogliamo, ho visto. Vediamo, se ne voglio comprare un altro. Ho capito perché. Allora, quindi, non se ne possono comprare altri, ma questo ci permette a pagamento di sbloccarne un secondo. Non cambia né la percentuale di uscita, diciamo, dei pet. Ho capito, va bene. Quindi semplicemente questo. A me va bene la scatola, allora. Perché io pensavo che magari nella casetta ci fosse una percentuale più alta per trovare i leggendari e cose del genere. Allora, ok, interrompi. Adesso vediamo. Ah, avete visto. Quindi fammi vedere una cosa. No, non lo volevo mettere. Ragazzi, non volevo mettere quello. Va bene, però, va bene. Ok. Io non volevo mettere quello. Volevo vedere semplicemente. Adesso sono bloccata per 4 ore. Sono bloccata per 4 ore adesso. No. Sono. Veramente, mi sbatterei la testa al muro se non fosse troppo lontano da qui. E non posso neanche vedere cosa esce da qui. Vabbè, allora facciamo una cosa. Visto che comunque, se sentite urlare Riccardo, queste esche
danno al 100% la probabilità di adottare una zebra infuocata. Quindi avrò 4 zebre infuocate e poi ci sarà questa per la zebra cenere. Cioè praticamente non esce altro. Invece dal biscotto, che a quanto ho capito si può mettere ogni 4 ore, allora penso. Ogni 4 ore tu lo puoi mettere all'infinito? Bello però. Comunque, e ti dà la possibilità di mettere altre cose. Adesso io però non posso più vederlo. E quindi... non lo so, ragazzi. Vediamo un attimo se riesco a capire, a dirvi che cosa si trova. Aspettate. Giustamente, la zebra cenere è non comune. La zebra infuocata mi sembra che era rara. O non comune. Forse la zebra cenere è non comune, comunque rara. Mi sembra. Ora vediamo, aspettate, fatemi vedere. Vediamo tutto. E vi dico che cosa si può trovare da questi biscotti. Perché gli altri pet, da dove si possono trovare? Mamma mia, ma... voi non potete capire quanto è leggendario, cioè quanto è raro il leggendario, il leone. Non si troverà mai, cioè io sicuramente non lo troverò mai. Allora, qui intanto c'è il leone, molto bello, ma cioè io immagino quanto sia raro farlo, cioè impossibile comunque farlo mega. Ha una percentuale bassissima, è bellissimo comunque Neon, eh? Veramente bello. Veramente bello, ragazzi. Allora, quindi la zebra cenere è comune. Il leone, vabbè, leggendario, poi vi faccio vedere. Ecco, perfetto. Quindi la zebra infuocata è rara. Poi per trovare questi altri ultra rari, ovvero l'alce di magma, la lumaca di magma e il panda rosso infiammabile, che sono ultra rari, si deve usare questo biscotto che io ho messo. Quindi chissà che cosa mi può uscire. Mi può uscire al 79% dei bucks, che non c'è scritto manco quanto, quindi soldi. Poi una pozione della crescita al 12%, accessori e giocattoli al 5%, poi quello spruzzino per far rendere permanente un pet, quello che è a pagamento, il 2%, e poi per gli animali ultra rari 1,48% di percento, cioè di possibilità, e per il leggendario, il leone 0,01%. Cioè ragazzi, ma è veramente impossibile, veramente impossibile. Comunque io adesso non posso fare più niente purtroppo, e quindi niente, non ho potuto prendere neanche le zebre, mannaggia, per farvele vedere. Direi che per questo video la chiudiamo qui. Nel prossimo sicuramente vi farò vedere, anzi aprirò il prossimo facendovi vedere che cosa ho trovato da questa box. Quindi se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace, fatemi sapere che cos'altro pensate, anche perché hanno tolto pure il procione e lo scoiattolo, mi sa, e io non li avevo comprati, cioè ne avevo comprato solo uno, vero? Fatemi vedere. Eh sì, solamente uno ne ho, mannaggia, vabbè, vedremo come fare. Quindi se questo video vi è piaciuto lascia un mi piace, se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale, soprattutto per andare a scoprire che cosa uscirà da questa box. Quindi iscriviti se lo vuoi sapere nel prossimo video e commenta facendomi sapere che cosa ne pensi anche della percentuale del leone, perché secondo me è veramente impossibile trovarlo. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!